Salve a tutti ragazzi, belle brutti e miscritti per tutti, bentornati su Giovi HDSpo, io sono Giovi Spo, questo è il Rotunema 31ema numero, non ricordo neanche. Vabbè, state vedendo un po' di compravendita. Ormai, come ben sapete, questa è la serie che più vi piace, so che vi piace la compravendita perché vi aiuta a fare veramente dei ottimi profitti. Come state vedendo qui, ho preso degli Abate, dei De Rossi, dei Eibarbo. Li avevo presi sui 1200 circa durante il periodo dei tots e li ho rivenduti 1500-1600. Questo non quando sarà stato il giorno dopo, sì, che sono usciti i tots e li ho rivenduti. Questi qua sono stati rivenduti sempre dopo i tots. Io vi consiglio di rivendere verso sabato, domenica, lunedì, massimo martedì mattina. O massimo martedì pomeriggio, perché poi secondo me già da martedì sera, di martedì pomeriggio iniziano già a calare i prezzi, perché tutti mettono in vendita, perché tutti vogliono farsi la squadra in maniera più economica. Quindi io per esempio ho Ribéry, che costa 700k ad esempio, lo vendo e lo ricomprerò durante i tots perché costerà di meno. E quindi avrò un giocatore che prima ho pagato 700, l'ho rivenduto a 650 e poi pagherò 600, ad esempio. Non è proprio così, però sto facendo un esempio. Sto facendo vedere un po' di compravendita, Kroos, Martinez, Gomez. Diciamo, io mi sono basato più su giocatori di 1000, 2000, ma anche su giocatori più costosi tipo Pirlo, che vedrete. Pirlo, chi altro? Non ricordo più. Vabbè, Pirlo, che spero si alzi. Preso 7.000, costa 7.400 il minimo, credo dovrebbe alzarsi su 7.500-7.600, quindi ci dovrebbe fare circa 200 crediti di guadagno. Se si alza di più ancora meglio. Ho notato che Neymar si è alzato davvero tantissimo, da 160 che costava nei tots, 165, è arrivato a 170, 171, 72.000 crediti. Quindi dovremmo allungare il processo di compravendita e quindi dovrò aspettare ancora per riuscire a comprare questo beneamato Neymar. Vi ricordo che sto facendo ancora il Robin Road to Glory, siamo arrivati verso la fine, sono quasi giunto in divisione 1, la promozione ottenuta, sto cercando di vincere il titolo e lunedì dovrei pubblicare un post sulla pagina Facebook per... Dei Pink Slips, che vi annuncio sarà di Lewandowski, perché comunque un ringraziamento per essere arrivati a 400 iscritti, vi ringrazio, sarà il mio ringraziamento per tutti voi, non sarà l'unico Pink Slips, organizzerò altri. Volevo dirvi di passare dalla pagina Facebook perché da lì organizzerò questi Pink Slips, che poi si chiama Pink Slips perché non lo so perché si chiamano Pink Slips. Così li ha creati Xai, è stato colui che ha creato i Pink Slips. E quindi mettete mi piace alla pagina Facebook, se qualcuno di voi non ha Facebook mi vengo incontro, cioè organizzerò anche tornei, scusate, organizzerò anche Pink Slips direttamente su YouTube, così potrete partecipare in un numero maggiore per chi non ha Facebook, per vari motivi che non stiamo qui a discuterne. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su a questo video, di iscrivervi al canale se siete già iscritti, di continuare a seguire questa serie, di applicare questi metodi e di non strafare. Cioè, seguite le aste se volete, oppure fate un mass building, ovvero ci sono 100 abate, offrite a tutti questi 100.000. Quelli che vi superano non fa niente, quelli che voi riuscite a prendere ben venga, voi li rivendete a 1200, sarà 1300, anche 1400, perché io vi ricordo che Abate, il giorno dell'uscita dei TOTS e il giorno dopo, il TOTS è uscito, il TOTS da BPL è uscito mercoledì, il giovedì costava sui 950 il minimo e ora un giorno dopo costa 1200 come minimo. Quindi in 2 giorni si è alzato in un giorno si è alzato di 200. E secondo me i prezzi
si alzano maggiormente nel pomeriggio perché ci sono molte più persone che acquistano, invece la mattina saranno un po' più bassini perché comunque ci sono sleati, ma sono pochi quelli che acquistano la mattina. Quindi un consiglio da darvi che se volete acquistare i giocatori all'asta, fatelo o la sera dopo le 10 fino a quando potete, volete, e la mattina se potete e se volete, perché i prezzi saranno veramente bassi secondo me. Questa è una mia presupposizione da quello che ho notato. Ora vado a vedere anche il prezzo di Neymar e, come vi ho già detto in anticipo, sarà di 171.000 crediti, che non facendo i calcoli sono arrivato a 160.000 crediti. Pensavo di riuscire a prenderlo prima che si alzava il prezzo, ma non ci sono riuscito. Non fa niente, non è la fine del mondo, vi porterò ancora altra compravendita. So che vi fa piacere, a me fa piacere aiutarvi. Ci aiutiamo entrambi, tutti quanti, a vicenda. Cosa che a me piace molto, mi piace aiutare i miei iscritti a fare crediti con la compravendita. Bene ragazzi, credo se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, mi raccomando è importante, iscrivetevi anche se non siete già iscritti, lasciate un bel mi piace qui a questo video, alla pagina Facebook, continuate a seguirmi, qui è Giovisco, salutami, grazie, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ciao, bella a tutti, al prossimo video.